l'ingegner Longhi e il professor Maurizio De Gennaro a presentarsi e a presentare che cos'è il CISIS e... hanno dato un grosso impulso, un grossissimo vantaggio alla
allo sviluppo delle tecnologie tematiche, qua vedete le imprese satellitari, ma soprattutto allo sviluppo di modelli di città del territorio, dei DEM, dei DSM, molto più evoluti, molto più sofisticati, hanno permesso lo sviluppo delle fotografie e delle ortofotocarte digitali, chiedo scusa, delle ortofotocarte digitali, che sono un documento fondamentale per l'aggiornamento speditivo di cartografia e comunque per la documentazione del territorio. Sono un uso larghissimo, uso i costi di fortemente molto alti all'inizio, ma hanno avuto un processo di industrializzazione, quindi si sono per fortuna abbassati e consentono delle letture. Io torno su questa immagine che è molto semplice perché questa è la Chiesa della Salute di Venezia, documento molto geografico, elemento molto facile da rappresentare, molto più difficile sono le calli veneziane, cioè le stradine di piccolissime dimensioni che devono essere necessariamente riprese dalla parte nadirale, quindi in parte alta, e quindi per la loro strettissima base di rappresentazione il processo di ortoproiezione consente questa documentazione del territorio molto molto preciso e molto aggiornabile, molto aggiornato. Oppure c'è la cartografia di Firenze con elementi molto molto netti e anche queste qui sono ortofotocarte di Roma e Bianconero. Questi processi, questi nuovi modelli di utilizzo di tecnologia ha consentito, sempre la Regione del Veneto, l'utilizzo di insiemi di banche dati per elaborare delle carte fisiche speditive, non proprio di quella cartografia, di queste 250.000, nata da una interrelazione delle varie banche dati, delle varie direzioni, strutture regionali. E qui abbiamo tutta la carta fisica che rimane il documento su cui puoi riferire una serie di tematiche della pianificazione e programmazione regionale, in questo caso del Veneto. Tutto questo processo qui ha consentito una sorta di babelle di codifiche, di dati, di livelli. Questa è una rappresentazione di come sono nate le leggi cartografia nascoste a volte sottolineando delle pianificazioni dell'urbanistica. Qualche regione, come il Veneto, ha fatto specificatamente norme per le carte tecniche regionali ed è nata questa babelle. Quindi si è finalmente deciso. E questo è lo stato di fatto, quindi un uso di formati di tipo database proprietari, il reggente del Veneto proprio ne aveva uno abbastanza ostico, distintivo, si chiamava PIC, poi successivamente per fortuna superato, diffusione di formati dati semplici, la scarsa diffusione di applicazione e utilizzanti di strutture database, la scarsa diffusione di WebGIS associati a IDP e la scarsa utilizzazione di metadati. Questi erano tutti degli evidenti limiti nell'utilizzo del colloquio dell'infrastruttura, degli utili dati che devono passare da un sistema a un altro, e questo ha fatto nascere nel bene e nel male l'intesa Stato-Regioni, di cosiddetta intesa GIS. Io mi parlo soltanto degli aspetti nel bene, ovviamente, e al fine di permettere di garantire lo scambio delle informazioni attraverso lo Stato, le Regioni nel 1996 fu sottoscritto al fine di realizzare il sistema cartografico di riferimento. Nel 96 fu sottoscritto il primo protocollo d'intesa, ma non inganni la data, perché dal 96 al 2000 è più o meno limitato il discorso, ma non ha mai partorito nulla di importante fino a quando non è arrivata la cassa, cioè il finanziamento, che è arrivato con il 2000, l'ultima data, con la firma dell'accordo integrativo. E sono state decise un'azione di loro tempo fondamentale, ha dato un grossissimo sviluppo per quello che si sta facendo adesso nel codice di estensione digitale, l'intesa GIS. E sono state decise una serie di azioni prioritarie: la rete di raffittimento della rete di inquadramento, importantissima a mio avviso per quel che furo io, la definizione delle specifiche tecniche comuni per i tipi topografici, che ci vede impegnati tutti gli organi su questi tavoli qui, definizione di specifiche tecniche per l'ortoimmagine, per DPM, realizzazione degli strati prioritari per chiamati di DPRIOR, DCK, l'integrazione dei dati catastali con i dati topografici e l'intervento e la realizzazione per la realizzazione del carte tecnico, o meglio dei database topografici. Quindi questi sono i tempi, le azioni progettuali che l'intesa GIS ha portato avanti e ha sviluppato. Sono state realizzate delle strutture di coordinamento, in 5 strutture, ma è una slide soltanto che mi richiama all'ordine cronologico, non è importante, però è importante sapere qual è il processo realizzativo. Adesso focalizzo l'intervento sul GeoDB topografico o GeoDB topografico, con il quale si cercava di arrivare a superare alcune difficoltà, alcuni limiti, che quella famosa torre di Babele, come l'ho chiamato, battezzata prima, e il concetto della multiscala, quindi i passaggi di scala, come poter mettere ordine a questo tipo di attività, la scarsa diffusione di esperienze, applicazioni e prodotti,
il passaggio dal modello concettuale al modello fisico della rappresentazione e la mancanza di specifiche, produttive per il passaggio dalla carta tecnica regionale a GDP topografici. Questi erano i problemi che ci trovavamo sul tavolo di esercizio. E gli obiettivi, sempre del gruppo di lavoro, non era quello di scrivere un capitolo speciale da parte, ce ne siamo già abbastanza, ognuno personalizzato, ognuno con le proprie esigenze, ma era importante trovare soprattutto uno schema logico di un GDP comune condiviso fra tutti coloro che generano, finanziano e utilizzano i database topografici. È stato fatto un grossissimo lavoro, con delle specifiche di contenuto, un modello concettuale, vedete, delle ricette verticali, specifiche di contenuto, un modello concettuale, delle prescrizioni amministrative. Le specifiche di contenuto avevano due documenti importantissimi, il 1701 e il 1721, che sono scollassati su un unico, più semplificato, documento che si chiama il catalogo degli oggetti, che fa sintesi, fa una sorta di dizionario di come devono essere acquisiti, documentati e gestiti tutti gli oggetti che, del territorio che vengono rappresentati e collocati in un geodatabase di Intesa CIS. Queste sono le copertine, i documenti che si possono scaricare rapidamente sul sito dell'Intesa CIS, le specifiche tecniche, vedete, sono collassate su un unico documento, il catalogo degli oggetti. Il catalogo delle specifiche di contenuto, ripeto, la seconda parte della slide, descrivono gli oggetti che dovranno essere contenuti nel database e le loro proprietà e soprattutto non entrano nel merito del modello operativo della fornitura che dipendono dagli hardware e dai software applicati, dovrebbero essere neutri e generici. Quindi l'informazione territoriale viene suddivisa in strati, temi e classi, ognuno con la propria denominazione, la propria descrizione, la classe è l'elemento minimo di rappresentazione. Le slide successive dimostrano un po' come lo strato, questi sono gli strati principali, gli strati previsti dal catalogo degli oggetti, che poi si disarticolano nel secondo tempo, l'immobile può diventare edificato, e successivamente ancora in classe con unità volumetrica, edificio, castello, edificio, elementi di copertura. Queste sono soltanto le immagini, ne abbiamo centinaia di classi all'interno dei temi, all'interno degli strati. E ognuno ha una propria carta d'identità, un proprio codice di identificazione, ha degli elementi conoscitivi con il quale la componente spaziale della classe, elemento minimo, unità minima, elemento minimo di tutto il catalogo degli oggetti, viene descritto secondo la sua dimensione, secondo la sua denominazione, il suo formato GeoML, assolutamente criptico, soltanto per gli esperti, che è proprio il formato con cui scrivono, si iscrive con acronimi, esattamente che cos'è il documento e con gli attributi che hanno, prevedono anch'essi un nome, descrizione, topologia e istanza. Questo è il documento e la carta d'identità, posso chiamarla io, con il quale si identifica un oggetto una volta che viene interrogato all'interno del database. L'acquisizione della fotogrammetrica prevede difficilissime soluzioni di rappresentazione. Questi sono i casi in cui ci hanno trovato al porto di Genova, vediamo che c'è una sovrapponibilità, una sovrapposizione di svincoli autostradali e a cui il catasto strade ha previsto due, a cui ci siamo attenuti, ha previsto due tipi di soluzioni, un livello 1 e un livello 2, livello 1 molto più preciso, nel senso che segue gli assi e segue i nodi di tutto ciò che è elemento stradale, e il codice invece è livello 2, in cui si prevede soltanto una semplificazione, vedete che le farfalle degli svincoli autostradali vengono non sono più importanti nella rappresentazione, si prevede soltanto l'andamento di una strada nord-sud, est-ovest o svincolato, quindi è una semplificazione. Ovviamente il livello 1 è quello che qualifica di più maggiormente una cartografia, perché è reale la situazione del territorio. Questo è un esempio di una zona stradale, vedete che ci sono una serie di elementi stradali, le giunzioni stradali, manufatti, marciapiedi, salvagenti, insomma, c'è una serie di elementi che vengono a concorrere sull'elemento stradale, che non è una semplicissima linea retta con punti e nodi, se vedete che c'è una serie di cose, e ripeto, sul livello 1 può essere rappresentato, deve essere rappresentato così, sul livello 2 invece la semplificazione dell'elemento giunzione stradale con nodi e direzione semplicemente. Ognuno di questi ha un proprio tipo di rappresentazione, vedete questa, lo strato, viabilità, mobilità, trasporti, quindi strato, tema, la strada, la classe, rete stradale di livello 1,
vedete che tutti i nodi e i punti vengono codificati secondo una schedina o secondo dei dati che provengono immagazzinati nel database. Livello 2 invece è sempre lo stesso, analogo a posizione, vedete che si va da questa situazione da sud-est, sud-ovest, si va verso nord-est, vedete che sono evitate tutte le varie elementi, i vari elementi stradali che esistono, ma è importante la direzione e automaticamente ci sta anche il proprio grafico stradale, da proprio con il proprio codice identificativo. Anche sempre in acquisizione della fotogrammetrica, una casa che sembra molto più semplice, un elemento, vedete che ha anche essa una serie di elementi, la copertura, l'edificato, la zona di pertinenza, il muretto, anche questo deve essere codificato all'interno della cartografia numerica, all'interno del database. Oppure situazioni molto più complesse come la Galleria Vittorio Emanuele di Milano hanno dovuto necessariamente portarci a delle riflessioni e quindi mettere quota al piede, ovviamente queste cose sono notissime, quota in gronda, quota sgrondature, le scale della presentazione. L'idrografia prevede anch'essa un sistema di codifica di assi e nodi, però secondo un tipo di rappresentazione, inizio fiume, confluenza, inizio lago, fuori lago, cioè una serie di caratteristiche che ne prevedono una sua lettura, una propria codifica all'interno del database. Molto più facili sono i sistemi areali, io sono andato molto veloce perché devo passare la parola all'ogni, per le aree estrattive tipo cava, tipo discariche, sono semplicissime aree e anche esse sono decisamente opportunamente codificate con i dati del database, del catalogo. I DB Prior sono stati un altro tema che di codifica omogenea di alcuni elementi del territorio che servivano, il Ministero dell'Ambiente aveva finanziato inizialmente l'intesa CIS, servivano per fare il piano della relazione ambientale annuale, quindi dati omogenei, ma questo forse Longhi vi dirà qualcosa di più. Questo è un esempio di come vengono, molto schematico, codificati gli elementi del DB Prior nella regione del Veneto. Le reti geodetiche hanno portato insieme a una collaborazione strettissima anche con l'Istituto Geografico d'Italia, l'affittimento della rete fondamentale GM95, una serie di linee di livellazione, proprio lavori operativi sul campo, e l'integrazione di catastali topografici è sempre quella che comporta maggiore riflessione per noti problemi. Comunque si cerca una procedura operativa di poter passare da un sistema di cassini soldi nel catasto vettoriale, il catasto la correlazione con le carte tecniche regionali vettoriali, stiamo riflettendo anche su questo tipo di attività, il repertorio cartografico nazionale con la realizzazione di un sistema unico per l'accesso ai metadati attraverso le reti capillari di internet per poter acquisire, per poter interrogare una serie di informazioni dei vari repertori distribuiti sul vario territorio. C'è questo repertorio cartografico nazionale nato in intesa CIS, ma successivamente vedremo come è stato poi mutuato, è stato portato nel codice di amministrazione digitale, nel codice del comitato delle regole tecniche. E l'attività di la formazione, anch'essa è stata fatta, sviluppata con l'Università dello Iowa di Venezia e con l'Istituto Geografico Militare, tant'è che presso l'Istituto Geografico Militare, presso la scuola dell'Istituto Geografico Militare, esiste un portale, ForGIS, con il quale gli enti, soprattutto i tecnici degli enti, possono iscriversi per poter avere questo tipo di informazioni. E in tutto questo l'intesa CIS diciamo che sta chiudendo di inerzia il proprio processo di formazione. È intervenuto a Legis, quindi forza legge, è intervenuto il codice di amministrazione digitale nel 2005, con il decreto dell'82, e finalmente con veste di legge che sono intervenuti una serie di norme di cui hanno interesse, una serie di articoli enormi, ma in cui hanno interesse come cartografie, che ogni tanto diventano stati come cartografi, come sistemi informativi territoriali, l'articolo 58, 59 e 60 che ci chiamano specificatamente a tutto ciò che è dato territoriale. E l'articolo 58 dice la fruibilità del dato, che cos'è? Trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica il territorio del dato, le pubbliche amministrazioni possono stipulare la loro convenzione. Ed è queste norme qui sono anche quelle che poi sono anche dell'intesa, le chiedo scusa, di Inspire, di cui dirò brevemente la cosa, sarà il tempo che hanno. Il dato territoriale è definito specificatamente dall'articolo 59, per dato territoriale si tiene qualunque informazione geograficamente localizzata, ma era zoppo, nel senso che successivamente è stato integrato anche col 50, col 7 bis, col paragrafo 7 bis, è stato inserito anche finalmente il dato catastale, con il quale attraverso un
decreto direttoriale del catasto è stato poi inserito, anche previsto come poter collocare, come poter sviluppare tutto il sistema, sempre in attuazione del sistema pubblico della connettività, come poter anche gestire e distribuire il dato catastale. E l'articolo 60 è la base dati di interesse nazionale, come la raccolta dei dati che vengono gestiti e forniti dagli enti cartografi. Quindi abbiamo visto l'informazione del dato territoriale, adesso però si applica il concetto di validità generale espressa sempre dal codice, dal CAP, codice di amministrazione digitale, in particolare la validità giuridica della trasmissione informatica, ai sensi dell'articolo 45, il 50 la disponibilità dei dati e il 58 la fruibilità dei dati. Questi sono concetti importantissimi perché vengono richiamati nel decreto legislativo del codice di amministrazione digitale. Quindi si dà una veste migliore. Queste slide, ripeto, volevano richiedere più tempo, comunque è stato previsto un comitato per le regole tecniche sui dati territoriali, ripeto, di cui si parlano di una serie di attività, ma la cosa più importante di questo tavolo è le regole tecniche. Sono le regole tecniche che dovranno essere emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si sa quale Consiglio dei Ministri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si dovranno dare delle norme giuridiche dell'attuazione di tutto il codice di amministrazione digitale. E sono previsti questa decomposizione, quindi non sto qui a farvi. E sono previsti però sette gruppi di lavoro, sette gruppi di ricerca. Io ho la responsabilità sul secondo gruppo di lavoro, sui dati geotopografici, gli altri li chiamo più o meno lavori che sono sempre in corso, sempre anche diciamo transitati attraverso l'intesa CIS, quindi non affatto, l'intesa CIS è stata completamente presa, è stato assolutamente un lavoro importantissimo per l'inerzia del tutta l'attività. È previsto anche un repertorio, quindi lo sviluppo dell'attuale del repertorio che era stato fatto nell'intesa CIS, un maggiore sviluppo, una maggiore attuazione, e le cose da fare, quindi trovare dei national core, quindi dell'insieme comune di dati che dovrebbero, non è più national core, ormai lo chiamiamo i national core perché è più giusto forse parlare di national core secondo le scale di rappresentazione, scale di lettura, che sono comunque dei parametri che ci danno dell'oggettività al database, specifiche di relazione, specifiche di rappresentazione stampa, sviluppo di reti stazioni fisse e stazione GPS, l'infrastruttura nazionale dei dati territoriali. E da dove si parte? Vedete che qui sulla seconda colonna si parte proprio dall'intesa CIS, dal repertorio, dalle reti geodetiche, DTM recepite dall'intesa CIS. Vedete che l'intesa CIS sì, viene citata ripetutamente perché è proprio la base di partenza. Infatti, quando c'è scritto pronto, in corso, si parte sempre, non si parte da nulla, ma si parte sempre da qualcosa di aggettivo. Con i dati topografici, richiamo l'immagine precedente, quindi è stata sviluppata questo tipo di attività. Si sta cercando di ottenere i national core, questa è una nuova versione, non esiste un national core, esiste il national core per la scala 1000, 2000, 5000, 10000, stiamo cercando di ragionare perché è difficilissimo per transitare senza fare sotto problemi di rappresentazione. E sulle ortofoto si sta cercando di ottenere delle regole comuni, e questi qui sono sempre sul Veneto, Scardovale e Montepelmo. Sulle reti geodetiche, moltissime regioni, l'Abruzzo, del Veneto, diciamo io e dell'Omi, avremmo messo a frente immagini, moltissime regioni ormai stanno cercando di partire con le proprie reti di stazione fisse, alcune sono già partite, di Friuli Venezia Giulia e l'Abruzzo, per cercare proprio di avere dei documenti che online possono fornire le informazioni a chiunque cittadino che vuole. Il DTM è recepire delle intese tecniche, sviluppare e codificare attraverso le regole tecniche, però attraverso le regole tecniche tutto quello che era stato fatto sull'intesa. Il progetto, il repertorio nazionale, integrare e completare il repertorio cartografico, e tutto questo per, come ho detto anticipato prima, per ottenere un DCM che approvi le regole tecniche quale strumento per dare valore giuridico ai dati pubblicati. Quindi vedere lo scopo, il tipo di contenuto, di proprietà, le regole per la descrizione, le regole per lo scambio di metadati, le regole di contenuto. E tutto. Questo era quello che sta succedendo in Italia, con un occhio ovviamente col processo di SPAI. I principi sono quello che è scritto in corsivo. I dati devono essere raccolti solo una volta, la possibilità di utilizzo di dati provenienti da diversi fonti, la possibilità di condivisione di informazioni, l'accessibilità, le user-friendly tramite tools di visualizzazione per poter accedere facilmente a questi sviluppi. E io qua ho delle slide che richiamano, queste le salterei tutte, che sono le slide in cui parlo proprio della direttiva,
con gli allegati, i famosissimi allegati, l'annex 1, l'annex 2, l'annex 3, che prevedono anche una serie di tempo, per arrivare a questa che dice di nuovo che Inspire è creare una struttura, come vedete le finalità previste dal codice amministrativo digitale, previste dall'intesa GIS e diciamo anche con un certo ottimismo, quello che era previsto e che ha tenuto un po' da 30 anni dalle norme della Commissione Cedetica del Studio Capitale, che era il fondamentale documento fondamentale. Creare una struttura comune e condivisa che renda l'informazione territoriale dei vari stati membri, queste le finalità dell'Inspire, compatibili e utilizzabili e garantire la disponibilità, la qualità, l'organizzazione e l'accessibilità dei dati. Le attività delle regioni, ne parlerà Domenico Longhi, e le considerazioni e gli obiettivi sono evitare la duplicazione delle zone cartografiche, meglio dei documenti topografici, facilitare la circolazione gratuita del dato federale tra i diversi livelli della pubblica amministrazione. Cito la regione del Veneto, non perché lo rappresento, ma perché siamo l'unica regione che finora ha fatto per legge una norma, la finanziaria di 2 anni fa, e con la quale a chiunque ne faccia richiesta la cartografia delle data senza alcun onere, addirittura scaricabile da internet online anche a livello della banca dati territoriali, quindi diciamo, questo è il nostro obiettivo, e la maggiore attenzione alla qualità del dato geografico. Longhi traccerà le conclusioni del lavoro, il grosso lavoro che ci sta impegnando come regioni, e passo la parola a Domenico Longhi. Grazie. Ringrazio il Presidente Gemma. Invito il Presidente Longhi a essere sintetico e vorrei porre due osservazioni, poi possiamo, se abbiamo un po' di tempo, poi anche online possiamo. Ha toccato diversi punti, un po' come il professor Kundari, in un ambito della rappresentazione del territorio a livello cartografico, dove giustamente ha citato l'intesa, nel bene e nel male, con tante situazioni che diciamo discutibili. Io volevo solo sottolineare due o tre punti. Il discorso di multiscala, che oggi col digitale è quasi anacronistico parlare un po' di multiscala, quindi con l'attuazione, diciamo, vedo, ma questo è un giudizio mio personale, un po' una resistenza all'utilizzo delle nuove tecnologie del digitale e continuare a parlare di scala. Col digitale potremmo arrivare ad avere una scala anche 1 a 1, quindi e questa è una problematica. Capisco benissimo che ci vorrebbe un convegno ad hoc per discutere di questo, però voglio solo porre delle indicazioni da parte dei non specifici addetti al lavoro pure, no? Che possono... Sì, un attimo soltanto, posso dire loro tutte e tre, però dobbiamo essere, perché anche per le altre. Sì, vabbè. L'altra è sul catalogo degli oggetti. Lei ha usato il termine scaricarsi, quindi sicuramente il ricorso a un PDF o qualcosa del genere, online, allora sì, consultate. Da parte della regione del sì, online. Assolutamente, assolutamente. Ok. E poi la fruibilità del dato, e qui si riaggancia un po' a questo discorso, perché molti oggi parlano di utilizzo di internet, di utilizzo online, e mi parlano di PDF, non al limite di interattività e della potenza di interattività. Con questo concordo, ma il nostro lavoro è su quello che sta dicendo, quindi concordo perfettamente, c'è la semplificazione, ecco, di chi parla di PDF. Esatto. Sull'altra parte, sulla prima parte, sulla multiscala, soltanto una battuta, anche noi assolutamente partecipiamo al codice di amministrazione digitale, in termini digitali già ci riempie di contenuti, quindi di sviluppi di programmi, ma quando abbiamo affrontato il problema della multiscala, la cartografia del DGM è fortemente simbolica, ha moltissimi elementi che sono in cartografia del DGM di rappresentazione, non possono che essere simbolizzati necessariamente. E quindi c'è comunque un transito di informazioni che vanno da una scala all'altra che necessariamente devono collassare, esplodere, è importantissimo. Sarebbe semplificatorio dire che la scala 1 a 1 si possa vedere una 25.000, cioè, è un'esasperazione per diciamo, lo guardiamo con quella particolare attenzione, lo guardiamo con quella attenzione e cerchiamo di risolverlo con... Questo è anche da stimolo dello stesso Istituto Geografico Militare, perché l'innovazione può partire anche dal basso, e quindi il contributo delle università a essere un pungolo abbiamo anche all'Istituto Geografico Militare. Solo con l'IGM abbiamo proprio un rapporto collaborativo per passare dai 25.000 e arrivando alle 5.000. Quindi... Chiedo scusa un attimo di queste piccole note, ma era importante. Poi chiedo all'ingegnere Longhi di essere sintetico. Grazie. Cercheremo di... Lui mi parlava di libri di sogni l'anno scorso, sempre in questa sede. Speriamo che questo libro di sogni abbiamo iniziato un po' a studiare. Allora,
quello che ha illustrato il collega Maurizio De Gennaro in realtà è già una risposta che quel libro dei sogni comincia a realizzarsi, poi lo vedremo semmai anche in seguito. Una parentesi soltanto. Questo libro di sogni, l'intervento dello scorso anno dove fu richiamata la parola libro dei sogni è in internet, quindi chiunque voglia approfondire di che cosa stiamo parlando può consultarlo in internet. Grazie. No, ma semmai lo richiamiamo anche dopo nelle slide. Abbiamo organizzato questo intervento in maniera difforme da quello dell'anno scorso, proprio per permettere di organizzare un discorso sulla esemplificazione di quanto le regioni stanno facendo insieme ad alcuni degli organi cartografici nazionali, l'Istituto Geografico Militare in primis, a livello nazionale, per organizzare quella che l'amico Maurizio ha definito SDI, come infrastruttura dati territoriali. Non userei il termine spaziale che verrebbe tranquillo come traduzione dal termine anglosassone, perché questo in Italia potrebbe creare delle confusioni e non delle semplificazioni, ma io proporrei anche a non usare il termine infrastruttura dati territoriali, ma usare quello di infrastruttura di dati geografici, perché per me il dato geografico è ben più ampio di quanto non sia il dato territoriale, e ricomprende proprio all'interno i database territoriali. In particolare, la domanda che ci si potrebbe fare, ci è stata fatta dal 96 ad oggi, è: ma perché voi, organi cartografici delle regioni, state proponendo di realizzare i database topografici? Bastavano le cartografie tradizionali, ormai si gestivano con il computer, perché questo ulteriore orpello? Perché cominciare a dare informazioni a dei segni che non sono rilevabili in termini di programmetria tradizionale, credo che deve esserci un motivo. Il motivo è insito in una delle slide predisposte dal comandante dell'Istituto Geografico Militare, l'amico generale Coletta, e è proprio questo livello di interazione, lo vedremo poi, e di accordi che ci devono essere tra i vari livelli della pubblica amministrazione. Finché l'accordo è tra un ente nazionale e un ente regionale, gli strumenti che avevamo a disposizione potevano anche essere sufficienti. Nel momento che arriviamo al comune, alla provincia, come gli accordi che tutti i giorni noi costruiamo, questo ci innesta un meccanismo nuovo. A che cosa serve il dato geografico? Serve a gestire il territorio, sì. Ma oggi gestire queste cose si fa solo con gli strumenti dell'informatica. E come gestiamo un dato geografico in un programma informatico? Solo utilizzando il database territoriale. Ma le informazioni geografiche dei poligoni non sono sufficienti, perché ci vuole tutta una serie di altre informazioni che sono legate a quella rappresentazione. Ma cerchiamo di andare veloce e cercare di illustrare un po'. L'attività di rappresentazione delle regioni non è una storia, indubbiamente, dell'Istituto Geografico Militare, perché manca un'A anteriore, però oramai sono 35 anni che stiamo lavorando. Questo lavoro di rappresentazione del territorio si è sviluppato in tutta una serie di fasi successive che sono elencate, di cui il professore ricordava prima il discorso della divulgazione dell'informazione geografica, ma era richiamato anche nell'illustrazione del professor Cundari, ma noi già stiamo cercando di andare anche oltre e di costruire quella che è stata già definita infrastruttura dati geografici. L'esempio è, partiamo dal tradizionale, Maurizio De Gennaro ha illustrato nel dettaglio che cos'è una cartografia, qui è il panorama della realizzazione. Come vedete, oramai la quasi totalità del territorio regionale è coperta da cartografie 5-10.000 e anche nelle regioni che sono in via di completamento, in questo momento è attivo un progetto di 50 milioni di euro coordinato dal CNIPA, che sta rapidamente colmando anche questa lacuna. C'era l'anno scorso il buco bianco della regione Basilicata, anche questa è ormai in risoluzione.
A che cosa sono le carte territoriali? Avete già visto le carte tematiche. La seconda fase è stata quella di tradurre queste informazioni in un sistema informativo territoriale, quindi con la rappresentazione sia delle carte tecniche, ma l'introduzione di nuovi strumenti che erano le foto aeree e le orto immagini, la prima in maniera cartacea e poi successivamente anche a livello di, digitale. Tutte queste informazioni potete trovare riassunte con lo stato di dettaglio del panorama regionale nel sito del centro interregionale o in quello del CISIS. Dopo spiegheremo che cosa sono e perché ci stiamo portando in questa trasformazione. Vedete sotto, noi ci facciamo subito, diciamo, immediatamente la cosa. Ci siamo lasciati l'anno scorso come centro interregionale, quest'anno ci cominciamo a trovare come CISIS. Che cos'è? È il naturale passaggio che ci ha portato nel dover dialogare costantemente con i colleghi informatici e statistici delle regioni per la rappresentazione del territorio, a far sì che nascesse una comunità di intenti tra le tre aree, che ha portato le due associazioni che raggruppavano gli uffici a livello interregionale a fondersi insieme per avere un'unica e più rappresentativa associazione. Questo ovviamente nel panorama della riduzione anche dei costi della politica, come ci viene dire e ci viene riproposto continuamente, ha facilitato questa cosa, per cui noi in questo momento abbiamo costruito questa nuova entità che è un nuovo centro interregionale che si occupa ancora di geografia, ma insieme all'aspetto informatico e all'aspetto statistico. Poi vedremo anche più avanti le sinergie. Andiamo avanti, queste sono tutte le realizzazioni fatte nell'ambito dell'intesa Stato-Regioni. È importante per noi, quando parliamo di SIT e GIS, parliamo anche di qualcosa che non è solo cartografia, ma sono anche le reti geodetiche e sono quelle collaborazioni che in tale ambito si stanno realizzando anche con l'Istituto Geografico Militare. Il sui database territoriali ha già detto ampiamente tutto l'amico Maurizio De Gennaro. Vediamo l'aspetto della divulgazione dell'informazione geografica. Oramai pressoché tutte le regioni hanno predisposto dei map server, chi più semplice, chi più compresso, in cui divulgano l'informazione geografica. Vedete dal panorama che sta nella slide che oramai non siamo più ai episodi limitati. Ma l'introduzione, lo ricordava il professor Pundari, di Google Maps ha costretto anche noi a fare delle riflessioni. I nostri strumenti purtroppo risentivano di tempi di accesso abbastanza lunghi e di una difficoltà di utilizzazione per persone non esperte. Però d'altra parte quello costruito da Google Maps per chi si occupa di cartografia, sistemi informativi geografici, non è sufficiente. Perché? Perché non c'è quell'attenzione chiamata negli interventi di Carlo Colella e di Maurizio De Gennaro alla qualità del dato geografico. L'immagine di Google va benissimo se vogliamo fare i turisti, ma se vogliamo localizzare con precisione un oggetto, non credo che sia lo strumento migliore. Perché? Perché non ha un modello digitale del terreno sufficientemente preciso, non ha dei sistemi di georeferenziazione e geolocalizzazione altrettanto precisi. Questo ovviamente per gli strumenti predisposti da chi deve predisporre strumenti perché si faccia pianificazione urbanistica, perché si mettono vincoli nel territorio, perché si studi il territorio, non è sufficiente. In realtà in questo momento, questo che state vedendo è una illustrazione, ma altri esempi ne esistono, di cui a fianco di una prestazione analoga a quelle di Google Maps abbiamo degli strumenti che possono avere e possono trasmettere l'informazione e corredarla da quel livello di qualità indispensabile per un organo cartografico. Come vedete, sono con questi strumenti c'è la possibilità di avere informazioni di tipo raster, vector insieme, di incrociare dati diversi di entità diverse, di chiedere informazioni sull'oggetto di cui stiamo parlando, di rappresentare qualsiasi informazione.
in qualsiasi poligono io posso avere tutte le informazioni, posso collegare in maniera multimediale qualsiasi tipo di strumento, cartaceo, filmati, foto, modelli digitali. Il passo successivo, e alcune regioni stanno già lavorando, è all'interno dello stesso ambiente costruire anche dei metodi di rappresentazione tridimensionale, per cui una volta localizzato la posizione io posso chiedere di visualizzare il 3D, ma un 3D che non sia solo un 3D con un modello digitale del terreno di una rappresentazione generica, ma che possa permettere anche l'estensione degli edifici e tutta una serie di altre informazioni collegate. Sulla realizzazione di database topografici ha già detto che è il passo successivo, perché il passo successivo nella realizzazione degli strumenti di produzione del dato cartografico è stato quello della costruzione del database. Maurizio Di Gennaro ha parlato del database prioritario, quello che vedete è una rappresentazione del database strade prioritarie. Il database che è stato rilevato alla scala 1 a 10.000 su tutto il territorio nazionale. È stato realizzato con alcuni strati fondamentali che sono la viabilità, stradale e ferroviaria, l'idrografia, gli ambiti amministrativi. Per quanto riguarda altimetria e centri abitati, si è deciso di procedere utilizzando, pur avendo in alcuni territori regionali dati di maggior precisione, con dei dati di livello nazionale omogenei come qualità. E, in particolare sui centri abitati si è scelto la codifica Istat e sull'altimetria si è scelto di invece utilizzare il modello digitale realizzato sempre nell'ambito dell'intesa Stato Regioni dal Ministero dell'Ambiente. Quelli che vedete sono il grafo di bibliografia di Biprior, ma abbiamo risolto anche il problema geometrico dei punti di contatto tra regioni. Allora, avere 21 produttori di dato cartografico ha portato a una difficoltà di colloquio al confine sulle informazioni. Pensate, c'è l'amico Piano che molte volte ci ha rimproverato di avere in Italia divisa in 21 isole. Questo è il primo tentativo di andare oltre questo concetto e da questa prima realizzazione stanno nascendo tutta una serie di contatti a livello delle regioni perché questo si porti non più solo al livello di database ma anche a livello della rappresentazione cartografica. I numeri credo che siano importanti. Questo è un database con circa 2 milioni di record. È un database che è totalmente disponibile per la pubblica amministrazione in maniera gratuita a tutti i livelli. L'amico Carlo Colella ha fatto esemplificazione del database alla scala 1 milione. Credo che alcuni dei contenuti informativi di questo database ulteriore potrebbero essere fatti confluire all'interno di una rappresentazione anche grafica, come quella della cartografia 1 milione dell'istituto, per produrre un nuovo dato con un maggior livello di dettaglio geometrico. Queste sono alcune esemplificazioni di come si passa da una cartografia all'altra e questo è il concetto del multiscala. Multiscala che ci deve permettere di poter avere l'informazione che mi serve a livello di dettaglio che mi serve nello stesso momento, senza che io debba necessariamente cambiare ambiente, cambiare desk su quello che sto facendo, ma semplicemente come un'approssimazione successiva sull'informazione. L'infrastruttura. Perché si parla di infrastruttura? Perché a livello comunitario è stata introdotta la direttiva ISPAR, che vi ho visto nel dettaglio poc'anzi. Qui c'è anche spiegato perché, secondo me, è più giusto parlare di questa infrastruttura dati geografici rispetto a spaziale o territoriale. Ma questa è stata anche affiancata dal richiamato codice dell'amministrazione digitale e del quanto previsto. Il codice non è che è nato così per caso, è nato per i 10 anni di storia che c'erano precedentemente e dall'analisi anche critica delle attività dell'intesa Stato-Regione. Le attività dell'intesa Stato-Regione sono state attività importantissime, ricordo nell'ultimo convegno SIFET un professore austriaco
illustrò un suo esempio. Aveva vinto perché era da parte d'Italia, per la realizzazione del database topografico, si chiedeva che cosa servisse questo database topografico e gli sembrava un orpello. Lui ha commentato che a livello comunitario, in Germania e in compagnia bella, in quel momento non si parlava di questo concetto. Questo lo vediamo anche nei nostri contatti con i progetti che abbiamo di tipo interregionale, dove a livello comunitario si è predisposto, si è partiti nella costruzione prima dell'infrastruttura e poi ci si sta ponendo oggi il problema di che cosa su questa infrastruttura passa, qual è il linguaggio su questa infrastruttura deve essere veicolato. Diciamo, noi in questo ambito abbiamo avuto un approccio opposto e pur se la mia professione nasce come ingegnere, ma civile dire, quindi con un ingegnere che è abituato all'incertezza del costruire e del fare anche le infrastrutture sul territorio, che poi è passato a occuparsi di informatica perché gli informatici non davano le risposte che erano necessarie per la nostra attività quotidiana di giorni, e questa è la logica che ci sta guidando nella costruzione di questa rappresentazione. In questo comitato ci sono tutti gli organi che comunque producono attività cartografiche in Italia, e il fine di questo comitato è proprio quello di superare quello che era il limite dell'intesa Stato-Regioni, cioè l'avere solo un'associazione di intenti, un gentleman agreement, diciamo in termini anglosassoni, che ci permettesse di dire: noi vorremmo che le norme tecniche siano tutte, da tutti scritte così, che i capitolati si uniformino su questo livello di informazione, di contenuti informativi. Però questo poi è portato ancora a costruire capitolati di gare d'appalto che diffondino queste norme, ad avere dubbi interpretativi su come applicare queste norme e anche con alcune difficoltà logiche, che erano quelle che chiamava Maurizio De Gennaro, nel dire che intesa dello Stato Regioni faceva, ha inteso costruire una normativa tecnica di carattere generale, ma non dei capitolati. Questo bisognava risolvere questo problema, per questo nasce il Comitato, che ha valore di organo riconosciuto dalla Conferenza Stato Regioni, enti locali, quindi da tutti i livelli della pubblica amministrazione, e che ha proprio l'obiettivo di costruire delle normative tecniche. Delle normative tecniche che ovviamente facciano tesoro di quanto in generale è il patrimonio anche culturale dello sviluppo delle normative tecniche in Italia in ambito ingegneristico, e che non ripercorrano gli stessi errori, ma che costruiscano uno degli strumenti flessibili, veloci e che incidano direttamente sulla qualità. Proprio per questo, in questo momento il Comitato si avvia tutta una serie di audizioni con gli organi e le associazioni della produzione, oltre che degli altri utenti non previsti nel Comitato, e con anche il mondo accademico, che è quello della Federazione Assicurata. Le funzioni del Comitato, andiamo avanti, questo è l'ha già richiamato Maurizio De Gennaro. Ma come si realizza un'infrastruttura? Allora, l'ingegnere direbbe subito: si fa tutta una serie di attività tecniche per costruzione. No, per costruire un'infrastruttura il primo momento è un momento di, se volete, di natura politica, che è quello degli accordi, di mettersi d'accordo tutti di come utilizzare e che cosa fare con queste infrastrutture. Questo richiamavamo un'altra volta, era il libro dei sogni, questa era la slide che richiamava il professore Pocazzi. Oggi questo sogno comincia ad essere una realtà, quelli che vedete sono alcuni esempi di WebGIS già disponibili e molti altri sono in questo momento in realizzazione dentro tutte le varie realtà regionali. Ma la proposta operativa, a questo punto le regioni che cosa fanno? Abbiamo detto, abbiamo costruito questo passaggio con un'associazione più ampia, perché? Perché avevamo necessità di costruire una piattaforma geografica per l'interoperabilità, e
questo ci ha portato a parlare con chi stava già costruendo la stessa piattaforma, non per l'ambito geografico, ma per altri 7 anni di infrastrutture che metteranno in colloquio le regioni tra di loro e con il sistema pubblico di connettività a livello nazionale. E quindi speriamo che questo possa riprendere le prime eredità della rete della pubblica amministrazione, della RUPA, per portarci più avanti. Per far questo abbiamo sentito anche l'esigenza di superare uno dei limiti che, se volete, è insito ancora nell'attività del Comitato. Il Comitato in questo momento non erano presenti tutta una serie di apporti di natura culturale e scientifica che erano necessari. In questo momento le regioni, anche perché questi apporti che hanno in casa già costantemente per la loro storia trentennale, hanno fatto un passo in più e hanno predisposto un insieme di tematiche sui quali ha aperto una sorta di gara d'appalto, chiamiamola così, rivolta alle università per far sì che nascano dei gruppi che studino i temi che erano ancora aperti. Ma questo non vuol dire che noi costruiremo qualcosa di diverso rispetto a quanto si faccia in Comitato. Tutt'altro, faccio un esempio banalissimo sulle specifiche tecniche delle reti geodetiche, che è un tema che il centro interregionale come CISIS sta sviluppando. Domani mattina a Firenze c'è una riunione in cui insieme ci saranno i rappresentanti del Comitato Nazionale, del CISIS, dell'Istituto Geografico Militare e tutti i gruppi dei professori che stanno lavorando in questi anni. Proprio perché nessuno di noi è in concorrenza, ma tutti siamo insieme per costruire un qualcosa. Mi hanno fatto enormemente piacere sentire con la solita vehemenza l'intervento del Comandante dell'Istituto Geografico Militare nel sottolineare questa importanza di collaborazione. Grazie. Ringrazio il vice Longhi di questo intervento, che tra questo conferma ancora di più che ci sarebbe necessità di un convegno ad hoc su queste problematiche. E desidero naturalmente di fare delle precisazioni molto molto importanti proprio nell'ambito di questa discussione, di questa collaborazione. E, uno, volevo dire prima cosa che la Federazione Asita non è tutto il mondo accademico, quindi stiamo attenti. Poi due, il discorso, vedo con piacere che rispetto allo scorso anno siete, diciamo, andati molto avanti. Una domanda che io voglio fare proprio all'ingegner Long, con il quale abbiamo avuto più scambi, spero anche di avviare con l'ingegner De Gennaro questi scambi di opinioni. Sull'affermazione di Google sulla qualità, diciamo, della precisione. Ok, d'accordo in primo momento, però domanda. In regioni dove noi non abbiamo niente, come Puglia, ad esempio, in questo momento, diciamo ad un certo livello, una prima documentazione o un avvio di lavoro, ad esempio, come lei, Vincenzo Longhi, ha parlato di collaborazione, di vedere un po' che cosa è stato fatto già sul territorio, e questi convegni dovrebbero essere gli strumenti che dovrebbero portare alla luce ciò che è stato fatto dalle varie istituzioni. Ad esempio, proprio il laboratorio, sono da 10 anni che lavora su un piccolo paese come Serra Capriola, che non è detto che debba essere il prototipo, ma non è neanche giusto che ad esempio non venga preso neanche in considerazione di che cosa è stato fatto. Non so se è... poi finisco, così sono un po'... Da quello che ho capito, quando si è parlato anche di rappresentazione di strumenti, di acquisizione di strumenti per la rappresentazione tridimensionale, quindi possiamo dire come esiste SketchUp in Google, che ci permette di, con le approssimazioni, diciamo, sulle quali siamo d'accordo, però per la prima conoscenza del territorio, un po' richiamiamo ciò che diceva il professor Kunder, non stiamo per aspettare per fare meglio, non facciamo niente, no? Diciamo, possono essere delle prime
documentazioni che poi verranno migliorate, delle prime rappresentazioni che verranno date. Quindi diciamo ci si sta spostando un po' sull'esperienza del, che sta facendo anche l'Istituto Geografico Nazionale Francese, quindi con, che si è attivato con una propria cartografia, però molto vicino al discorso Google, ad esempio, anche se non ha preso Google, se ne è notato di una sola. Quindi queste erano un po' la difficoltà di colloquio tra le regioni. Queste sono, è logico, non voglio delle risposte così. Probabilmente non sono stato capito quando... No, poi non ho capito io, No, non è un problema di credere. Allora, facciamo chiarezza. Google ha un ruolo importantissimo, è il ruolo dell'aver aperto il mondo della geografia anche al grande pubblico. Quello che, e questo è un ruolo importantissimo che sta, se volete, costringendo anche noi a produrre strumenti di prestazioni analoghe con dei livelli qualitativi ulteriori. Allora, il problema del di avere solo Google in realtà è un falso problema, perché su tutto il territorio nazionale esistono coperture ogni 3 anni con precisione 50 cm un metro, con precisione geometrica di 4 metri e non di decine o quindicine di metri, per cui anche il territorio più negletto, più nascosto della nostra nazione è comunque, ha comunque delle informazioni geografiche di qualità. Il problema qual è? Lo chiamava prima Maurizio, che molte volte queste cose o vengono pubblicate o vengono tenute chiuse nei cassetti. È questo che stiamo cercando di fare. E questo in tutti i territori, anche per la Serra Carriola, sicuramente presso il Ministero dell'Ambiente, presso la GEA, esistono. E non parliamo dell'aspetto militare dell'istituto, perché quello ovviamente deve restare un altro livello che non può avere sconfinamento. Esistono delle informazioni che possono permettere al comune di Serra Carriola di avere la necessaria precisione geometrica. Ecco. Questo non toglie nulla alla importanza dell'azione divulgativa di Google Maps. Google Maps ha fatto un'esigenza imprescindibile, ha aperto il mondo della geografia anche a chi non era specialista. Forse semplificherà anche l'attività di chi dentro le amministrazioni costruisce questa informazione, perché è un'informazione che gli viene chiesta sempre più spesso. Sì, 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 ma non parlavo, forse mi sono spiegato male, era il discorso dell'utilizzo, quindi della stessa linea, diciamo, stesso gol che si può raggiungere. Ci sono alcune esperienze che purtroppo non è nel caso vostro, perché se sei qui è perché ne stiamo discutendo, ma ad esempio, e lo cito proprio sul discorso della carta online dei beni culturali che sono stati a stanziare 500.000 euro nella regione Puglia, l'esperienza di una documentazione come anche dal punto di vista culturale, architettonico, dei monumenti di Serra Capriola, dico Serra Capriola perché è una ricerca che viene fuori da una ricerca universitaria del 98-2000, fatta e continuata poi autonomamente dal laboratorio di programmazione architettonica del Tecnico di Bari, non è stata presa proprio in considerazione. Non è il caso nostro, no, questo è il caso di tutta Italia, non è un caso solo isolato di qualcuno. È la motivazione per il quale le regioni e alcuni organi nazionali si sono battuti perché si costruisca in Italia un codice di amministrazione digitale e perché all'interno di questo codice di amministrazione digitale ci sia l'importanza sul dato geografico e territoriale. Questo, facciamo subito un esempio banale. Ci sono molti geometri, c'è il collegio dei geometri, il dato catastale. Questo dato è sempre stato tenuto in maniera molto riservata. In questo momento, nel giro di 3 anni, sono usciti 4-5 decreti che hanno portato il catasto sul tavolo di ciascuno di noi. Non è importante dire chi detiene e chi gestisce l'informazione geografica, perché se deve essere il comune o se deve essere l'agenzia del territorio, assolutamente non è questo il problema. Quello che deve essere sicuro è che tutti i livelli della pubblica amministrazione devono poter accedere in maniera automatica e senza necessità di nessuno scambio più fatto con CD o quant'altro, accedere al dato. Io oggi non l'ho fatto, ma abbiamo fatto un esempio. L'informazione online deve essere prioritaria. Abbiamo fatto un esempio nel gruppo, nei lavori del gruppo in cui automaticamente dal nostro
tre o quattro regioni in questo momento è possibile con metodologie di open source acquisire informazione geografica in uno stesso ambiente e quindi poterla poi consultare e divulgare. Questo è il passo futuro, cioè il passo futuro di creare un'infrastruttura che senza spostare il dato, questo è uno dei pilastri di Inspire, il dato deve essere disponibile nel posto migliore per cui si faccia manutenzione e verifica della qualità di quel dato. Questo è uno dei pilastri di Inspire. Senza che questo venga meno, sia quel dato, quell'informazione che venga acquisita nel miglior livello di aggiornamento possibile. Perché se io faccio copia del mio dato geografico su CD e lo trasmetto all'IGM, nel giro di due mesi, quel dato è vecchio. Esatto. Per cui allora, mentre avendo tutta un'infrastruttura, questo ci permetterà di accedere sempre al livello migliore di informazione. Ci permetterà anche di costruire delle serie storiche su informazione geografica, per cui ci permetterà anche di sapere qual era la rappresentazione a un certo livello di dati. Grazie, Ingegnere.